Sì, avanti. Oh, buongiorno. Venga, si accomodi. Ben arrivato. È pronto per la visita di oggi. Sì. Come si sente? Oh, fantastico. Allora, mi ripete un attimo. Perché mi ricordavo della visita, però non mi ricordo il suo cognome. Sì, perché avevamo fatto insieme la visita l'altra volta. Sì, mi ricordo assolutamente. Allora, le spiego. Faremo una visita per andare a stimolare i suoi sensi e alcuni suoi muscoli per vedere se è tutto a posto. La visita sarà assolutamente indolore. Non durerà tantissimo, ma non durerà neanche 5 minuti. Io mi ero scritta di prestare particolare attenzione alla sua vista, soprattutto alla percezione dei colori. Ha dormito bene stanotte? Un po' agitato, ma è la prima volta che fa una visita del genere, un esame. Rompiamo il ghiaccio e vedrà da sé che è veramente, può essere anche divertente se vogliamo. Allora, siccome devo indagare un pochettino di più sulla vista, terrò quella parte per la fine e procederò magari in maniera un po' più veloce su alcuni aspetti e ci focalizzeremo. Comodo in una posizione dove si sente a suo agio. Allora, iniziamo con olfatto e gusto. Chiuda gli occhi. Una narice, quella che preferisce lei. Ora tappi l'altra. Conosciuto un odore in particolare. Sentito in maniera più intensa da una parte piuttosto che dall'altra, quindi con una narice piuttosto che con un'altra. Uguale. La bocca e alzi la lingua. Faccia percepisce un sapore in particolare.
non deve far altro che con questo piccolo strumento stringere e stringere prima una mano e poi l'altra, glielo lascio qua. Sì, prenda. Ok, stringa pure. Ora invece questa pallina, stessa cosa, prima una mano poi l'altra. Però con questa pallina che sembra uguale, ma poi sentirà al tatto per l'appunto che la consistenza è molto diversa. Quindi le chiedo di stringere più che può il più forte possibile e poi lo lascio tornare normale e di nuovo prima una mano e poi l'altra. Ecco qua. Sì, se vuole c'è un igienizzante lì delle mani. Certo, prego. Ok. Sì. Come ha percepito il tocco? Sì, si sono mobilitati tutti i muscoli, quindi vorrei capire, ha sentito dolore, fastidio? No, tutto a posto. Ha visto che alla fine si è un po' tranquillizzato. Bene. Allora, per ora va tutto benissimo, adesso resistiamo. Come ha potuto vedere, questi esercizi sono veramente molto semplici. Assolutamente sì, li potrebbe fare anche un bambino, ma il punto è proprio quello di andare a verificare se ci sono delle problematiche nelle sue percezioni sensoriali. Quindi per ora è tutto a posto. Ora faremo i due forse un po' più divertenti e anche rilassanti. Andrò a testare il suo udito. Quindi, innanzitutto le chiedo, sente bene? Mi sente bene i rumori nella sua quotidianità? Le sente bene quando guarda la televisione, quando qualcuno le parla, quando magari è sovrastimolato, quindi magari ci sono più rumori se si trova in una stanza affollata? O magari per strada. Non ho mai riscontrato. Benissimo, iniziamo con dei semplicissimi auricolari che lei attaccherà. Adesso io li lascio qua, lì c'è una presa, un piccolo spinotto, sì. Li metta seguendo ovviamente a destra e sinistra, R per il lato destro, L per il lato sinistro e io con un piccolo microfonino andrò a sussurrarle delle parole. No, no, aspetti un attimo a metterle. Sì, tranquillo, non c'è problema. Le voglio spiegare l'esercizio. Ok. Allora, io andrò a sussurrarle con un tono di voce più basso rispetto a questo. Un gruppo, in realtà due.
io parlerò con un tono di voce ancora più basso, ma l'esercizio è lo stesso. Due gruppi di parole, tre ciascuno, e lei dovrà ripetere nello stesso ordine in cui le sente. Anche qua rispettiamo, quindi dovrà metterle così. Allora. Benissimo, mi sente bene. Ok, ottimo. Allora adesso le sussurrerò le parole con un tono di voce ancora più basso. Pure le cuffie. Ha fatto un po' di fatica a percepire e a capire la prima parola, era rischio. No, ma è normale, non si preoccupi. Eh sì, era molto basso il tono di voce e la parola era un po' complicata detta in quel tono di voce. Però tutto bene, comunque le altre le ha capite alla perfezione, quindi non si preoccupi assolutamente. Com'è andata? È stato rilassante. Sì, è proprio provato che sentire i sussurri, certi rumori, magari anche molto semplici, ma riprodotti con delle apparecchiature molto sensibili, provochino rilassamento. Quindi è normalissimo. Allora possiamo passare finalmente alla vista, che nel suo caso è la parte che ci interessa di più. Esatto, soprattutto la percezione dei colori. Quindi continuiamo, saranno esercizi come quelli che abbiamo fatto finora, molto carini, divertenti, semplici. Lei segue le mie indicazioni e andrà tutto bene. Mi raccomando, nel momento in cui fa fatica a percepire qualcosa, nota che c'è qualcosa che non va, me lo dica. Ottimo. Allora. Iniziamo. Prima di tutto vorrei guardare un attimo le sue pupille, i suoi occhi. Quindi le chiedo di semplicemente fissarmi. Vediamo un attimo la dilatazione. Chiuda gli occhi, bisogna di tastare, sentire. Ok, sembra tutto a posto. Se le dico di seguire il mio dito che si muove, ha difficoltà? Non muova la faccia, per favore, fermo, muova solo gli occhi e segui. Va bene, partiamo. Ho qui, come può vedere, quattro mattoncini colorati. Ho bisogno che mi dice dalla sua destra alla sua sinistra che colori vede. Benissimo. La sua sinistra, che colori vede? Quale manca?
quali colori mancano. Ok. Ora, dall'alto al basso, che colori vede? Quindi me li indichi partendo da quello che vede in alto, finire per quello che vede in basso. Ok. Ora dal basso all'alto, partendo da qui, arrivando qui, quali colori vede? Sempre dal basso verso l'alto, quali colori vede? Quale manca? Benissimo. Allora, è stato divertente. Sì, sono contenta. Adesso andremo un po' più nello specifico, ok? Innanzitutto, colore ha questo? Sì, sono due. Verdi, benissimo. Quale è il più chiaro e quale il più scuro? Ok. Ora, qual è il più chiaro e qual è il più scuro? Perfetto. Che colori vede? Qual è il più chiaro e qual è il più scuro? Si dica pure sopra o sotto. Ok. Adesso. Benissimo. Qual è il più chiaro e qual è il più scuro? Adesso. Benissimo. L'ultimo esercizio e andremo ancora più nel dettaglio e sarà magari un po' complicato per lei descrivere certi colori, certi pattern che vede, però ci provi al meglio che può, però io la guiderò, vedrà che capirà quello che deve fare. Allora, ho qui due pietre. Mi descrive quello che vede, quindi mi descriva prima questa. Ok. Ora questa. Benissimo. Altra coppia di pietre. Mi descrive. In quale delle due vede più bianco? Ok. Ultima coppia. Mi descriva prima questa. E ora questa. Perfetto. Allora, io non ho riscontrato alcun problema. A tutti gli stimoli in maniera perfettamente adeguata. Non ho riscontrato veramente criticità, deficit o anche solo fatica. È stato molto reattivo. Ha capito subito quello che doveva fare. Quindi ha capito il compito e l'ha eseguito in maniera impeccabile. La sua risposta è arrivata in maniera rapida, efficace, corretta, quindi davvero sia tranquillo. Sì, allora ricordo che io le avevo detto che nel caso, in seguito a questo esame, potevamo valutare l'idea di fare una visita oculistica. Ora, io non ne vedo la necessità, a meno che lei non
riscontri una difficoltà a vedere. Quindi magari se legge qualcosa al computer, quando guida, se guarda la televisione, se la riscontra una fatica, allora sì, ma nel caso le consiglio una visita oculistica generica, normale, proprio per andare a verificare che non le si sia abbassata la vista. Non le serve nulla di più approfondito, fondo dell'occhio, piuttosto che assolutamente, quello lo veda lei, perché porta gli occhiali, certo, quando ho fatto l'ultima visita, un po' di tempo fa, ma guardi, magari sì, la faccia, prenoti, però veramente una visita normalissima di controllo, senza nessun esame specifico, non ne ha bisogno al momento, per fortuna. Allora, come si sente, come sta, come è andato questo esame per lei? Ha riscontrato qualche fatica che magari io non ho percepito? Sì, perché lei è stato veramente molto reattivo, quindi non ho percepito esitazioni. Allora, sono contenta perché almeno abbiamo scongiurato determinate problematiche. È stata una cosa in più che io ho scelto di prescriverle proprio per evitare magari di trascurare qualcosa che poi col tempo poteva peggiorare, ma davvero non è emerso nulla. Quindi stia tranquillo, al massimo punto vado a farsi una visita oculistica tra qualche mese, ma giusto per verificare che non le si sia abbassata. D'accordo. Allora, grazie e mi raccomando, stia tranquillo. Se ha bisogno comunque, ha i miei contatti. Insomma, non si preoccupi, io ci sono. D'accordo? La ringrazio.